Ciao a tutti, buon Natale e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi parleremo di Coco, il nuovo film Disney in uscita dal 28 dicembre al cinema. Ogni anno la Disney ci regala una sorpresa, un nuovo film, che sia un sequel o che sia una nuova uscita. Quest'anno è la volta di Coco. Coco è una storia ambientata in Messico, precisamente il giorno del Dias de los Muertos. Sicuramente ho sbagliato la pronuncia, scusate. Ed è la storia che ha come protagonista non Coco, ma bensì Miguel, che è un bambino innamorato della musica, che però nella sua famiglia è stata bandita. Perché? Perché è stata bandita la musica? Perché il suo bisnonno, il padre appunto di questa Coco, che era bisnonna ancora viva, aveva abbandonato la famiglia per perseguire un sogno, quello legato alla musica. Miguel è cresciuto con questo mito di Ernesto de la Cruz, un grande cantautore messicano a cui lui è molto affezionato. E qual è il momento che diciamo, fa scattare un po' la trama? È quando, questo, appunto il giorno della Dias de los Muertos, c'è questo concorso a cui però Miguel viene impedito di partecipare. E che cosa succede? Lui ruberà la chitarra di Ernesto de la Cruz, però questo furto lo porterà a raggiungere i morti, perché cos'è il giorno de las Dias de los Muertos? È quando nelle famiglie messicane li vengono a trovare i morti, i propri cari che se ne sono andati, un po' come la festa che c'è a inizio novembre, in maniera chiaramente molto diversa. Il film Disney è assolutamente consigliato e devo anche confessarvi che ho pianto durante la proiezione stampa come un bambino. A 20 minuti dalla fine del film avevo due colleghi accanto e io facevo: ma perché piangete? Perché non vi piangete? Poi alla fine, a 5 minuti dalla fine, sono caduto io in lacrime come un bambino. Allora, perché? Perché è un film pazzesco. Pixar ancora una volta azzecca il film. Non è possibile come fanno questi uomini ad azzeccare ogni anno il film, non sbagliano un colpo, è assurdo. È assurdo che anche quest'anno ci azzeccano. Il film passa da un protagonista femminile dell'anno scorso, che abbiamo visto, non so se vi ricordate, Rogue One e Oceania, due protagoniste femminili. Qui si passa a un protagonista maschile, si torna al bambino come protagonista, non c'è l'innamoramento, non c'è più quella favola Disney che lui si deve innamorare in un mondo fantastico, no, qui il bambino intraprendente prende e corre verso un obiettivo. Qual è l'obiettivo? La musica, la passione per la musica. Infatti ci sono tre frasi che mi hanno colpito, che vi devo assolutamente leggere. Far parte di una famiglia significa esserci in momenti importanti. Qui sta a sottolineare il discorso che vi dicevo, la necessità per la famiglia che Miguel ci sia il giorno della Dias de los Muertos, ma lui non ci sarà perché correrà verso il suo sogno, che è quello della musica. Infatti la musica è tutto per me, il resto del mondo segue le regole, ma io devo seguire il mio cuore. E Michele Bravi, in conferenza stampa successivamente alla fine del film, ci ha raccontato come è rimasto colpito. Michele Bravi, parentesi, ha cantato la canzone finale del film. Ci ha raccontato come è rimasto colpito da come è stata raccontata proprio la passione per qualcosa, la passione per la musica, che non saprei descrivervi con precisione, perché non so, usare una parola, magari ve la racconterei, però vi svelerei, non voglio svelarvi troppo, lo dovete vedere assolutamente. Come vi dicevo, nella trama si parla di morti, si parla del culto dei morti. Qui il regista dà una visione laica che è veramente molto molto difficile, cioè nel senso cadrebbe nel banale, magari si sbilancerebbe verso un certo tipo di religione. Qui resta molto vago, cerca di essere molto laico, però
un elemento che può magari far riflettere è il fatto che andando nel mondo dei morti, scendendo un po' come in una sorta di Divina Commedia, Miguel e Hector sarà un personaggio che incontrerà Miguel in questo suo viaggio, hanno la possibilità di redimersi. Vabbè, non mi fate parlare, non mi fate parlare che poi svelo. Una cosa vi posso dire che se non avete ancora fatto il regalo di Natale, fatelo, approfittatene, regalate un biglietto per il cinema, che sia un vostro figlio, che sia un parente più piccolo o che sia magari un amico, perché non è un film per forza per bambini, anzi, oddio, sono un po' un bambinone io, però in effetti sì, credo di sì. No, scherzo, ovviamente. Regalate il cinema, sicuramente, e regalate questo film, ve lo consiglio vivamente. Scrivetemi nei commenti se l'avete visto e siete d'accordo con me, cosa vi aspettate e cosa non vi aspettate da questo film. E non ci resta che salutarci e vederci al prossimo nuovo.